Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori, da Massimo Bonella in studio a Pineta Oggi TV. Sono le 11:01, voi state ascoltando Sites Web Network collegata con Pineta Oggi TV per le notizie del primo mattino e naturalmente le top news del fine settimana. Iniziamo subito con una in primo piano, anzi in primissimo piano, il fortissimo maltempo che si è abbattuto in questi giorni nel Gargano e si sta cercando un disperso e sono da questa mattina riprese le ricerche della persona scomparsa, che si tratta di un settantenne scomparso ieri nel mare di Peschici o Peschici dopo essere stato travolto mentre era nella sua auto da una bomba d'acqua durante il nubifragio che ha colpito il Gargano. Sono al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco. Da ieri sera nell'area non piove più e questo facilita le operazioni di ripristino delle diverse strade interrotte. Mille i campeggiatori sfollati, evacuate molte famiglie a San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Ritrovato il corpo del 24enne disperso, l'allevatore Antonio Facenna, a Peschici e Vieste, camper e roulotte sono finiti in mare. Circa 5.000 le utenze senza elettricità. La nuova emergenza nel Foggiano e il dolore per le vittime, per le sofferenze e i molti danni indica la necessità di fare in fretta e recuperare e investire subito ingenti risorse in prevenzione. E questo è l'approccio del governo Renzi, lo dice il coordinatore della task force di Palazzo Chigi, D'Angelis. Il dissesto non solo uccide e devasta territori, ma aumenta il debito pubblico, continua D'Angelis, che sottolinea come negli ultimi 7 mesi i nubifragi hanno causato vittime, sfollati e danni per 3,4 miliardi. Per la prima volta, dopo decenni, il contrasto al dissesto in Italia è un'opera pubblica prioritaria, ha così concluso D'Angelis. Dall'estero, Mosca reagirà alle nuove sanzioni economiche dell'Unione Europea legate alla guerra in Ucraina in vigore da domani. La Russia lamenta: le sanzioni sono un segnale di diretto sostegno al partito della guerra in Ucraina, dice così Mosca, invece di danneggiare le economie dei paesi membri e della Russia, dovrebbe sostenere la rinascita dell'est Ucraina. Ecco, su questo argomento, per maggiori informazioni, maggiori approfondimenti, vi orientiamo sulla nuova televisione online diretta da Giulietto Chiesa, pandoratv.it. Rimaniamo sempre all'estero, parliamo di Marò. Massimiliano Latorre è stato dimesso dall'ospedale di Nuova Delhi, dove era ricoverato per un attacco ischemico transitorio. Lo riferisce l'agenzia di stampa ANSA. Il paziente si sta riprendendo molto bene e dovrà solo tornare in ospedale fra qualche giorno per un controllo di routine del decorso del suo recupero, riferiscono fonti sanitarie citate dall'agenzia di stampa. Ritorniamo in Italia. Oggi è domenica 7 settembre. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo aprirà gratuitamente i propri luoghi della cultura. Così come previsto dalla rivoluzione del piano tariffario e degli orari d'apertura dei musei, introdotta dal ministro Franceschini ogni prima domenica del mese, oltre 430 tra musei, siti archeologici e monumenti saranno accessibili senza dover pagare il biglietto. Anche qui maggiori informazioni, vi vogliamo indicare un sito internet che è il seguente: beniculturali.it. Ed ora diamo uno sguardo alla nostra homepage di pianetaoggitv.net, della nostra testata televisiva di Venezia. Dunque, a taglio primo abbiamo innanzitutto un breve comunicato stampa da parte dell'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese. Come sapete, noi diamo anche spazio a un'informazione di tipo locale di quella zona, che infatti siamo presenti con il nostro settimanale sulla televisione di Cinciano Terme Teleidea, settimanale che poi va in onda anche su Sites Web Network.
Poi a seguire Spazio Aperto, il settimanale radiofonico e televisivo a cura di Ugo Lombardi ed Antonella Intrano, che viene mandato in onda in diretta ogni mercoledì alle 18:30 da Sarx Web Network. In questa occasione si parla di ufologia. Poi a seguire un articolo di Antimafia 2000, Don Luigi Ciotti su minacce di Totò Riina. Poi abbiamo una notizia relativa all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente, più che notizia un comunicato stampa del contratto di Fiume, ve lo leggiamo perché tanto è molto breve. La Commissione Ambiente della Camera ha approvato l'emendamento che introduce in Italia i contratti di Fiume, grande risultato per l'intera comunità del contratto di Fiume. Ecco, su questo vi ricordo che ne abbiamo parlato nel corso di una diretta da Science Web Network, sempre in collaborazione in rete, possiamo dire, con Pianeta Oggi TV, giovedì scorso dalle 22 alle 23:10. In studio c'era l'ingegnere Alessandro Pattaro con anche la presenza di Fabrizio Zabeo, rappresentante del comitato Allagati dell'Intero Veneziano, di Favaro Veneto, per la precisione. Poi si prosegue, abbiamo un altro articolo di Antimafia 2000 dal titolo Il generale padre della patria ucciso da uomini di Stato. Articolo scritto da Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Poi a seguire ancora un altro articolo, un altro comunicato stampa da Montepulciano. Dunque lo leggiamo insieme. Lo ricordiamo che appunto giovedì al lago di Montepulciano c'è stata la presentazione con l'autrice Cinzia Scaffidi, il vocabolario delle parole relative al cibo, 100 termini da agricoltura a zappare, analizzato il rapporto tra luoghi e modi di produzione del cibo e consumo. Poi a seguire ancora abbiamo una versione locale di Pianeta Oggi Report dove c'è appunto inquadrato Fabrizio Zabeo, che abbiamo appena citato, rappresentante del Comitato Allagati dell'Intero Veneziano, che spiega un po' le situazioni dei fossati. C'è una strada praticamente anche non proprio in sicurezza, un po' pericolosa, dove appunto lui metteva in evidenza questo problema e i fossati che ci sono. Alcuni fossati ben tenuti, altri invece dove sono quasi coperti, praticamente si inizia a arare il campo agricolo partendo da sopra il fossato. Aggiungo io, tra poco si partirà direttamente dalla strada, da metà carreggiata, perché effettivamente si vede questo, poi l'acqua non passa più, ecco che ci sono poi accumuli di acqua e rischio di straripamento in strada. E quindi appunto c'era anche questa cosa qui. Abbiamo un po' abbinato la tutela dei fossati con anche la sicurezza della strada stessa, la strada in questione, la Via Altina che collega Favaro Veneto con Dese. Poi ancora andiamo avanti, ci sono dei comunicati stampa relativi alla manifestazione folcloristica Il Bravio delle Botti, una delle più importanti manifestazioni folcloristiche di Montepulciano che si tiene ogni anno a fine agosto, quindi qui c'è un po' il resoconto e anche la contrada che ha vinto. Infine abbiamo altri tre video, correndo un attimo, uno relativo sempre al contratto di Fiume, dove è stata appunto realizzata un'escursione in campagna, diciamo così, a vedere lo stato, ad analizzare, a verificare lo stato dei corsi d'acqua. E qui c'è anche la presenza dell'ingegnere Alessandro Pattaro. Poi a seguire il punto di Giulietto Chiesa in collaborazione con Pandora TV. E ultimo video, sempre con Pandora TV. Un reportage che parla di Simone Camilli, il videoreporter rimasto ucciso nell'esplosione di un missile israeliano a Gaza. Dunque, adesso vediamo se abbiamo qualche ultima news. Dunque, qualche news degna di rilievo. Dell'ultima ora, no, non c'è nulla. Allora io direi di chiudere qui questa edizione di Ecomondo 2000 della domenica mattina, che come sapete va in onda ogni domenica alle ore 11 con Science Web Network. Vi ricordo
mercoledì prossimo alle 18:30 il settimanale Spazio Aperto. Da Massimo Bonella dunque è tutto, grazie per averci seguito. Linea ora alla programmazione musicale di Sites Web Network. A te Rosario Moreno alla regia centrale di Treviso, che ti saluto e ti auguro anche a te buona giornata.